Sì, prova. I musetti con un poco, quando so che sono poco. Io non so poco. Signora che si brucia, basta poco e so cassare. Ma si vede l'isola, scusami. Buongiorno e buonasera amici per chi ci vede in replica. Ma riesce a far vedere l'isola, ragazzi? Siamo qua sul lungomare da Mandea. Ritorniamo ancora una volta al ristorante. Sombrero da Mandea, ma non ti ricordo niente. Ragazzi, non vedo dove scrivo. C'è un mare meraviglioso, e qua, vedi, Sombrero, capi morta. Come faccio che la battuta? Ai, mamma mia, ragazzi, adesso vi faccio vedere in diretta, in presa diretta, ragazzi, questo mare meraviglioso. Ristoratori, cantine, birrerie, tutto, ragazzi, ecco l'accoglienza. Ritorniamo a Sombrero, buongiorno signora. Salve. Ieri quel piatto, ieri abbiamo fatto quel piatto meraviglioso che è il crudité. Crudité, linguine, avete visto, linguine, ragazzi? Al limone con crudité di gambero. Pesce sempre fresco, ragazzi. Questo mare che è meraviglioso, ricordo, lungomare di Mandea, il Sombrero. Mi hai mangiato pure lo Sombrero, mi hai mangiato. Buongiorno, buongiorno. David. David, sono entrato. Buongiorno, prego. Mi può lasciare il soprabito? Sì, me lo posso togliere lei perché lo vede che non sono. Mi posso. Oh, scusa, che c'è un portafoglio. No, è meglio. Scherzo. No, ragazzi, capito? Certo, magari. No, un genente lo porta fuori. Scherzo, David, allora lo porta fuori. Ragazzi, in presa diretta vi faccio vedere adesso. Ieri abbiamo fatto vedere ambornatura, preparazione, perché qua c'è una pezza meravigliosa, ma abbiamo fatto vedere il pane, caro Pino, fatto in casa. Ogni mattina. Ogni mattina quindi fresco. Allora, entriamo. Buongiorno, andiamo da questa parte, poi usciamo ed entriamo proprio nel forno. Sempre il nostro operatore Lucio Di Dona, purtroppo, questo abbiamo. Vedi Lucio, questo mi piace perché questa qui è quella che poi ti butterò nel. Lo spazio l'avete visto tutti, ragazzi, qua siamo profumo di mare, perché siamo proprio sul lungomare, meraviglioso questa estate, qua c'è ne scialamo, la pulizia, caro Lucio. Scusate. Che meraviglia, ragazzi. La pulizia di questo, ecco, qui il forno. Abbiamo una pizza con il forno a legna, giusto? Forno a legna. Forno a legna. E mo vi faccio vedere che ogni mattina qua al Sombrero, venga signora, venga, preparano il pane. Lo vogliamo far vedere. È pronto? È prontissimo. Da fatta la barba. La barba 10 euro stamattina ho pagato per farlo. Che picchia in televisione, scusa. Mamma, ragazzi, che meraviglia. Guarda là, guarda là. Quindi i vostri clienti dal pane. Adesso vi faccio vedere anche il pesce fresco, sì, perché non avesse visto io. Leviamo uno del forno così si sente anche l'odore. Sente l'odore. Ragazzi, se volete sentire il profumo del pane, avete venuto qua al Sombrero. Guarda che pane meraviglioso, ragazzi. Rigorosamente lievitato quante ore? E 24 ore questo. 24, quindi il pane, ragazzi, che quando ti inghiommano il pane non è cotto, o pane non è lievitato. E la pizza, ragazzi, che pizza meravigliosa. La pizza, ecco qui. Ah, ecco, già. Ecco, questi sono i panetti della pizza, sì. caro Lucio, perché allora, lievitata la pizza quando? Quante ore? 10 ore. Allora, la pizza quando la vuoi mangiare come vuoi tu? 10 ore senza fermo, continuo, lievitazione continua. Ragazzi, non viene bloccata la lievitazione. Non viene bloccata. A te si è bloccata la crescita, lo sa, quindi. Non sono lievitato io. Non sono lievitato, se ti lievitato la crescita dei chiodi. Signore, a Sombrero, dal pane fresco, vi faccio vedere il pesce fresco e tante belle le cornie, o le cornie? Le cornie. Bravo. Allora usciamo, presa diretta, vai. Vado io, mi segui? Si è già imparato tutto. Si è già tutto io. Le vie. Com'era sulla linguina ieri al crudité? Poi dobbiamo dire che me la sono mangiata io. No, dammi da tutto, no. Dammi mangiata da tutto, siamo lì, signore. Accomodati. Grazie, amico mio, io conosco la tua pizza che è meravigliosa. Grazie. Buon lavoro. Allora, ragazzi, crudité. Mamma che profumo, buongiorno, a ben rivederci, signora, come state? Venga, guardate come si lavora, ragazzi, qua a mano, tutto fatto a mano, anche le pendole fatte a mano da Mandea. Oggi che ci prepara il nostro mitico chef, eccolo, il nostro Fabrizio. Fabri, intanto rifacciamo vedere di nuovo il pesce fresco in questa grande struttura che è il Sombrero, ragazzi, vi faccio vedere una cosa molto bella. Oggi ci prepara, vieni Fabri,
Ecco qua, caro Lucio, va visto perché insomma è presa diretta, scusatemi, è presa diretta. Guarda qua. Prepareremo un cocktail di gamberi, gamberi bianchi con la salsa rosa e l'insalatina fresca verde e un olio arrigonato. Hai fatto vedere, Lucio? Il cocktail di gamberi si fa con i gamberi freschi. Bianchi. E allora, siamo pronti per il primo... Dobbiamo fare apertura e chiusura in presa diretta. Ce la facciamo in 25 minuti? Ce la facciamo. Ok, andiamone. Allora, cocktail, ragazzi. Andiamo di qua. Scusa, Lucio, attenzione che c'è la cassa. Se cade, dammi pagare, capito? Si è assicurato, sì. Ecco. Allora, caro Lucio, adesso ne scialamo perché è la mia, il mio grande piatto preferito, questo qua. Allora, i gamberi. Puliamo i gamberi. Il protagonista sui gamberi. Salsa rosa e insalatina verde tagliata a julienne. Allora facciamo vedere però come prepara la salsa rosa. Salsa rosa, maionese. Ho già preparata maionese, ketchup e un pochino di brandy. Ah, un pochino di brandy tu ci metti in questa salsa rosa. Se no perché si chiama salsa cocktail? È un cocktail. Deve dare retro questo cocktail. Ma che domande fa? Cioè, ma voglio dire, ma che domande fa? Se si chiama cocktail di gamberi, perché? Perché ci vuole il brandy. Allora. Cocktail. Io dico cocktail perché mi piace, capito? Non deve essere imbecille. Allora, cocktail. Cocktail. Lo metto in francese e in inglese? Cocktail. Allora, diciamo una cosa molto importante anche con i titolari della, di questa grande, questo grande ristorante pizzeria e sombrero. Caro Pino, cara signora Saveri. Cara Saveri, il protagonista è un gambero. Se il gambero un giorno è fresco, che cocktail è? E non cocktail lì morto. Cioè, cocktail di gambero è morto. In caso vivi i gamberi. Sì, e ragazzi, che mi devo dire? Padre, aiutami a tutti quanti. Allora, questo qui, però te potevi spargere, che te ne spargere, Benedica, che un camion, Benedica. Perché io, lei, guarda che battuta che ha fatto il cameraman quando siamo usciti, guarda. Tu sei? Fabrizio. Di dove sei? Diamandè. No, chi è do lago, no? Vieni. Ha detto, vieni. No, faccio la battuta le battute che fa il cameraman. Faccio la battuta che fa. No? Ragazzi, fai vedere anche il pubblico, fai vedere. Allora, guarda Lucio di Don. Allora, tu sei nel... Io sono del lago. E tu che battuta mi hai fatto, dici? Che non è adatto a cucinare le specialità di mare. Perché? Perché è di lago. Ha capito che... Si è uscito di fuori, ha detto zio, ha detto ma c'è una contro... Conflitto di interesse. Conflitto di interesse. E tu perché? E io cretino dentro, che io stai assente. Ha detto, detto zio, al mare. E al mare che c'è? Ha detto, chi è do lago, può fare do mare. Ti butterò nell'oceano. Allora, quindi ragazzi, questo sono i gamberi. Si vede, no? Cari amici miei. Quindi quando fate un cocktail, fatelo con pesce fresco. Andiamo. La salsa rosa preparata da noi, sì. Poi è chiaro che è normale che poi il chef neanche tutto mi spiega. Cioè le quantità sono più... Sì, è molto semplice. Molto non semplice. È, sì. E insomma, non è... No. Ricolazione con brand, Fabri. Con brand. Oh, però se tu pugni troppo brand, poi sembri anche era un gambero. Fa un gambero pazzo. Vabbè, allora ragazzi, a dov'è? A te sei. Ah, poi l'insalatina, c'è l'insalatina fresca, ci può. E del lago che l'ha detto come do mare, vedi che battuta che ha fatto. Ha il sale, chiaramente. E perché c'è dell'acqua mo, scusa? Dobbiamo bollire i gamberi. Vanno sbollentati, certo, vanno sbollentati. Una piccola sbollentatura, sì. Una poggiota, insomma, una bella poggiota, se no poi mi dicono che io parlo troppo francese. Le Françoise, ragazzi, mentre sta bollendo l'acqua, vi ricordo, cari amici, che saremo a Pasqua, se il Dio vuole, il 12 voleremo a Toronto fino alla Santa Pasqua, quindi vi faremo vedere lo speciale per Mette Signora a Toronto. Poi stiamo preparando questa tournée con Sergio Crocco, le sue grandi commedie, Maniamone e con Zatevici, giusto? Dove il tutto verrà seguito dalla nostra, scusate, troupe, che è a settembre, ma andiamo per gradi. Va bene, allora, sbollendiamo i gamberetti. Io ci metto proprio crudo, tanto che è il caso fresco.
Ah, il ghiaccio, poi c'è il ghiaccio. Il ghiaccio, facciamo uno shock tecnico. Facciamo uno shock come scioccherò poi il cameraman. Lo scioccherò. Ragazzi, se una sciocchetta la camera, non vuoi fare che le battute. Una cosa molto bella che vi faccio vedere dopo. Guarda un secondo, che sta pulendo le alici. Guarda qua. Tutto in base a diretta, caro Pino. Facciamo vedere come si cucina all'interno di questo grande ristorante pizzeria il sombrero. Qui non ci sono filtri. More cogliate, capimo. In francese le cap de mort. È brutto ma è bravo, signore. La verità. Brutto c'è il brutto giro. Che scherzo, dai Lucio, c'è un tuo fisico, insomma. Stiamo preparando, ragazzi, il cocktail di gamberi all'interno del nostro ristorante. Ah, questa è bella, ragazzi, lo sapevi Lucio? Lo sciocca a... Perché quindi, questo è un segreto che ci ha spiegato però. No. Sai che non sapevi? No. Un gambero prima sbunna in già fessura. O buddha ne pure fritto, ne come se tu prese bella luce, no? O fai l'acqua bollente e poi ci vedi un ghiaccio gorgio. Ma che fa con te per attorno sulla prova? Quindi sbollentati adesso, shock termico. Per mantenere le proprietà del gambero, certo, mantenerlo certo intatto. Signor Camagia del buono, però il tocco vostro c'è anche in cucina. Sì, sì, sì. Ma cucina buona signora? Abbastanza. Abbastanza. Che meraviglia. Allora andiamo ad imbiattare. Allora, vediamo come si prepara adesso il cocktail di gambero. Ok, quando abbiamo ancora Lucio, veloce. Ok. Attenzione. Ah, quindi tu lo fai nel piatto, lo fai. Mentre chiude qua. Ecco. Perché lui sta già gustando pure il cocktail. Allora, ragazzi. Prendiamo la salsa rosa, la adagiamo nel piatto. Mamma mia, ragazzi. Andiamo i gamberetti. Che musica, povere gamberette, prima mi sbuna dentro la fessura e poi ci metto gli acci. Un altro pochino di salsa rosa. E questo che cos'è? Un pochino di prezzemolo. Chi lo gradisce? Prezzemolo, a me il prezzemolo non piace, quindi lo mettiamo in nero, così se lo vuole togliere qualche cliente lo toglie. Ragazzi, il cocktail di gamberi è servito. Perché dico questo? Perché i gamberi sono freschi. Allora, adesso passiamo, sempre in presa diretta, signori ripetitivi, usaccio, al grande piatto che vengono da tutte le parti del mondo per assaggiare le alici. Arriganate. Siamo pronti? Allora, andiamone, vieni. Ma l'abbiamo fatto già vedere come la pulitura, giusto? Allora, sono pronti, dai. Non ne facciamo in quantità industriale, giusto per farvi vedere qual è il segreto delle alici. Arriganate. Andiamone, sei bella. Attenzione Luce, attenzione. Noi scherziamo con il nostro operatore, però è bravo, questo lo vogliamo dire. Allora, bravo Lucio. Il segreto, cara signora, è le alici fresche. Come si comprano le alici fresche? Con la fiducia. Certo. Una ha questa fiducia, paga e ti dà una legge. Se non paga la legge fresca, non devi mangiare. Cioè, capito? Quindi, quando si acquista la fiducia, si conquista la fiducia, si acquista, deve, non parla italiano come si deve, camera, me da quattro soldi. La fiducia porta nel pesce fresco perché paghi e ti danno un pesce fresco. Non ci vuole un ragionamento felliniano. Lo conosci con Fellini? Sì, un amico di casa. Davvero, c'è una cugina di casa che si chiama Fellini da Vene. Sai come si è laureato questo? Signori, attenzione. Ci siamo. Andiamo. Allora. Olio extravergine di oliva. Origano, peperoncino calabrese e aglio. Allora, l'aglio tu lo metti intero. In camicia. Ci faccio vedere come papà. Sì. Ricordiamoci che Fabrizio che è lì la telecamera, quindi noi cerchiamo di aiutare il nostro cameraman. Olio in padella, quindi vanno prima arriganate nell'olio. Ah, non al forno, queste sono arriganate. Mamma ragazzi, che spettacolo. Facciamo riscaldare per bene l'olio. Poi tu l'aglio lo togli. Signor, scusate, secondo me. Signor, scusa.
Signor Magritte, mi cade nei capuzzi in diretta, che grazie della commissione. La titolare mi aiuta a mettere i capuzzi. Caro Pino, come fa a mandare la linea? Però ragazzi, posso dire una cosa, io segnalo, vabbè, il pesce fresco si sta vedendo quella cosa. La grande partecipazione è un gruppo di lavoro veramente meraviglioso, bravi, perché ci sono state queste, quando il locale, grazie al cielo, è pieno, c'è una collaborazione importante. Lo staff vuol dire tanto. La squadra vince. È inutile che. Squadra vincente, dice, non si cambia. Sì. E tutto è col sorriso, Allora, ragazzi, stiamo. Il momento è fatidico. La prossima volta, caro Pino, verso questa primavera, dopo Toronto, faremo un'altra puntata e faremo vedere anche le alici in tortiera. Sì. Okay. Poi, sì. Perché stiamo cercando, adesso siamo in contatto con Aurora D'Agostino per far vedere la macchina al nostro Pino. Se gli piace, gli conviene, come io sono sicuro, prendere anche la macchina Aurora D'Agostino. Se ti conviene. Vabbè. Noi parliamo, ecco, in presa diretta, senza. Siccome signor convinto che gli ricade, dico, piglierà pure a Aurora D'Agostino. Signori, il profumo è meraviglioso, olio d'oliva extravergine, extravergine, giusto? Sì, extravergine. Guarda quando cade la legge molto, caro. Che tu vuoi fare, lo? Che se è una commedia, lo? Ma avete visto, scusate, vai là, stai un pochino, la carnosità di queste, Di queste alici. Alice da Mandea, signora Stefania, facciamo del tuo Stefania, giusto? Sa bene. Perché dico Stefania? Sa bene. Il pesce, cioè l'alice da Mandea, c'ha questa prerogativa, che è carnoso. È carnoso. Cioè, come ti mangiassi una feggia di maiale, per te. È molto diverso dall'alice normale. Dall'alice che arrivano da Lionio. È diverso, cioè, completamente diverso. Poi ognuno ha la preferenza, poi vedremo anche la legge dello Ionio se ci invitate. Però che se cambia, mi fanno impazzire, cara Saveria. Perché quando tu mangi senti veramente il pesce. Bene, fammi da qua. Cioè, vuoi il profumo, vi arriva a casa? Ma pare un pesce cane questa salice, guarda che bello fresco, guarda che meraviglia. Alici arriganate. Ci metti una. Ma questo è olio o aceto? Punta di aceto. E non le dici, se lo devo fare solo, perché non vuole svelare tutti i segreti. Noi cerchiamo di. Quindi mentre che stanno alla fine cottura ha tolto l'aglio, attenzione. Andiamo l'origano. Ah, l'origano all'ultimo lo mette. Perché sono svannivoro, giusto? Diventa amaro. Faccio cucina per uvente, pensa. Quindi. Grazie, Lucio. Allora, origano all'ultimo. Il peperoncino l'abbiamo messo all'inizio, però non l'ha rotto, attenzione. È spaccato un pochino, perché il nostro peperoncino è abbastanza forte, è abbastanza importante. Poi per chi lo volesse lo può rompere mentre mangia questa delizia. Questo spettacolo. Questo spettacolo della natura. Ed è una frittura giusta, caro, ha ragione Lucio, c'è un problema. Perché quando metti l'olio fresco, la frittura la può mangiare. E certo. Mamma ragazzi, che ha fatto. Adesso Lucio farà vedere questa straordinaria. Ecco, una volta questo dicevano che era il piatto dei poveri. Sì. Perché pescato fresco, pulito, messo in padella con l'olio delle nostre contadine, il nostro peperoncino, origano, l'aglio che era tolto a metà cottura. Dici, chi ci vuole fare? E ben fatto. Mamma ragazzi, c'è un profumo che è una cosa spettacolare. E poi quel tocchettino, il nostro chef, quel tocchettino di aceto che ha messo in chiusura, proprio nell'ultima cottura. Ecco qua, adesso ci mette, mamma ragazzi. Mi dica. Te ne spaggio che fai un commofa per me, tu sei sposato? Tu. No, fidanzato. Ragazzi, quando si sposa. La fidanzata. Marianna. Ciao Marianna! E sei fortunata. Marianna, sei fortunata ad avere uno chef a casa, ti fa mangiare buono. Ma cucina tua moglie, cucina. La mia ragazza. E la tua ragazza, cucina. No, qualche volta mi prepara. Ma tu dai dei suggerimenti, certo. Però, chiaramente. Sì. Allora, un piatto semplice.
all'apparenza. Quando in quanti minuti si prepara? 2-3 minuti, neanche 10 minuti, sì. Alice, la pulizia delle alici, lo spettacolo della frittura, all'ultimo il procedimento, il pepe dolce. Il pepe lo mettiamo dolce, perché se arriva qualche cliente che vuole senza peperoncino, ci mettiamo questo qua per dare sempre il sapore del peperoncino, però non piccante. Che meraviglia, ragazzi. Allora, Lucio, dopo buon appetito, perché ti sparerei questo gamberetto. Facciamo vedere, ricapitoliamo il cocktail dei gamberi. Lo ha preparato sbollendando prima i gamberi e poi con lo shock termico l'ha sbunnato il gambero, mentre l'ha fritto, poi l'ha ciamminato un ghiaccio, il gambero ancora non ha capito niente, l'ha messo dentro il piatto. È il brand, bravo. Allora, quando manca, caro Lucio, abbiamo quasi 5 minuti, allora facciamo una cosa, ricapitoliamo il tutto e ce ne usciamo. Volevo fare una domanda. Sì. Ho visto un sacco di camerieri, ma quante persone ci sono? Che domanda intelligente che ha fatto, ragazzi. Io un ciucciuto casegno che faccio parlare. L'hai visto? Lo faccio parlare io, ciò così. In sala sono 3. Ho visto molti di più, però. Cioè, quanto personale c'è? No, molto di più. Cioè, ma tu mi dai che domanda che io c'è un signor ciucciuto che faccio parlare? Che te ne può fregare se c'è un gruppo di persone? Vedi quante persone sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non è la quantità, è la qualità del personale, caro Lucio. Perché sì, un'altra domanda, vedi un po' che devo fare con queste. No, ti volevo spiegare, quest'estate quando ci ho mangiato, ho visto che nella sala fuori c'era quasi un cameriere per ogni tavolo. Quindi vuol dire che allora, ecco, voleva arrivare a servizio, cioè che non si fanno quelle file, quelle file. Bravo, ci si è arrivato, però bravo. Mamma mia, ragazzi, io ho paura che questo cane dall'oceano ci uglietto, se non lo vedo più nell'oceano. Allora, queste poi ricette le vedrete anche su Permette, cliccate su Permette Signora, sulla nostra pubblica, grazie alla Cicana 19 che ci seguirà anche a Toronto. Quindi faremo attenzione, Pasqua se Dio vuole, con i nostri calabresi, gli italiani in Canada, perché la nostra trasmissione, la nostra emittente è in tutta Italia, quindi questo ci piace sottolinearlo, caro Pino. Noi verremo, noi avessimo cagaglio, ma l'eco, verremo di nuovo nelle vostre cucine, perché prepareremo poi altri piatti dopo al nostro rientro dal Canada. Io direi grazie, ragazzi, a questa struttura. Però caro Lucio, facciamo una cosa, ce ne andiamo, dopo siamo venuti per far vedere questo posto incantevole. Domanda importante, fai vedere quante persone ci sono che lavorano in questa grande struttura. Ce ne andiamo e poi ci salutiamo all'esterno del ristorante. Allora, mi segui, Lucio, da questa parte. Grazie, Fabrizio, per la tua grande semplicità, ma grande studio, perché avete visto che con grande disinvoltura ha creato dei piatti importanti. Ci accompagni? Certo, andiamo. Andiamone. Ciao, ragazzi. Veramente, la signora finalmente può lavare i piatti, perché l'hanno bloccata. Signora, ecco il pane fresco che abbiamo fatto poco fa. Se volete, quando mangia una parte, il pane non è buono, che ecco il profumo, ragazzi, pane fatto in casa dal grande. E che so qua, no, che so, perché mi pegno, la porta bene, ragazzi, questo lo metto in tasca. Grazie, ragazzi. Questo qua c'è il bar, stiamo uscendo di questo meraviglioso ristorante, pizzeria, bar, giusto? Anche bar, vi faccio vedere dove si trova, proprio sul lungomare di Paolo. Grazie, grazie per la bellezza, Amandea, grazie ragazzi, Amandea, per la grande eleganza. Vieni, grande Pino, accompagnaci, vieni. Ecco qua, il forno l'abbiamo fatto vedere, appena si esce dal ristorante, che ha fatto un bello bicchiere di vino o una bella bicchiere di birra, Amandea, mi ricordo Amandea, come hai detto io? Paola. A Paola. Eh no, scusate ragazzi, sai perché io dico Paola? Perché saluto sempre San Francesco di Paola, che do l'augurio a tutti i calabresi nel mondo per il nostro San Francesco. Amandea, il sombrero, è inconfondibile. Venite. Guarda qua, usciamo, ti fanno fare i bicchieri di vino e ti trovo questo mare meraviglioso. Quest'estate possiamo mangiare, possiamo pranzare, cenare con questo scenario meraviglioso, caro Lucio. Adesso chiaramente non c'è niente, insomma, quale ambiente ci fa più comodo e ci piace di più, all'interno, all'esterno, con le bellezze del mare. Signore, tanti alla prossima puntata dal ristorante Sombrero sul lungomare di Amantea.
ci ha detto. Sul lungomare da Mantea, Lucio, vi aspettiamo numerosi. Prenotate pizze meravigliose, straordinari piatti di pesce fresco. Alla prossima.